Ciao ragazzi, qui è Sid con il mio linguaggio scurrile e la pessima qualità video. E questo è Xenoblade Chronicles 3. Oggi andiamo a vedere come si fanno a farmare i punti classe quanto più rapidamente possibile. Grossa parte del farming dei punti classe diventa necessario e interessante una volta completato il gioco e senz'altro risulta molto molto più facile. Questo perché se andremo ad un campo, dopo aver completato il gioco, troveremo questa opzione nell'aumentare il livello, che ci permetterà di abbassare il livello dei nostri personaggi. Questo perché i punti classe che vengono assegnati al termine di uno scontro con un mostro dipendono dal vostro livello e dal livello del mostro. Quindi più il vostro livello è basso, inferiore, simile a quello del mostro, e più farete punti classe. Andiamo a vedere alcuni metodi molto simili tra di loro per il farming dei punti classe. Il primo è semplicissimo, è questo. Andiamo ad abbassare il livello anche di Noah. C'è un item che si chiama Chaotic Memory, io purtroppo l'ho venduto, voi non lo vendete, è unico. Che vi assicura che tutte le arti vadano a segno purché siano concatenate. Ecco, con quell'item lì diventa abbastanza utile per il farming dei CP, ma non è essenziale, io ce l'ho fatta anche. Ora ci teletrasportiamo di nuovo qua. Cosa abbiamo nel party? Noah, livello 50, tutti gli altri sono livello 1 e adesso andiamo a sfruttare al massimo la Lucky 7 di Noah. La Lucky 7 ha un additional effect death se Noah è attaccante, quindi Noah lo mettiamo in una classe attaccante. Gli diamo come abilità tecnica personale l'Unlimited Sword. Tra le abilità gli diamo Capable Hands, in modo che possa cominciare il fight subito con la tecnica personale pronta. Gemma destrezza per aumentare l'accuracy, guanti destrezza per aumentare l'accuracy, boost dell'accuracy dal Platinum Brooch. O in alternativa Chaotic Memory, se ce l'avete, che è molto più efficace. Adesso vediamo che tutti i mostri sono a livello 98, 99, mi faranno un culo così, noi ce ne frega niente. Andiamo al Limited Sword e ne tiriamo giù il più possibile. Non li tireremo giù tutti, ovviamente, ma ci proviamo. Questo dovrebbe darci un macello di CP su tutti i personaggi. Ta 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 ta. Eccolo qua, Dictional Effect, Doom, uno morto. S-s-s-s-bam. Non sono riuscito a vedere quanti CP mi ha dato, però. Penso tanti. Un altro, giù. Altri CP che arrivano. Poi tocca a te. Ok, adesso no, è morto. Give up, così ci fa respawnare qua. Abbiamo fatto circa, dovremmo fare sui 200-250 CP a mostro. Cos'altro possiamo fare oltre a usare Noah con l'Unlimited? Allora, dare del food. Il food lo mangiate agli accampamenti oppure in città. E dovete cercare un food che aumenti i punti classe ottenuti. CP boost, questo del 20%, ci sono food che arrivano al 35%. E l'altro consiglio sono gli accessori. Gli accessori sono tre, quelli che aumentano i CP, sono la scolaro, la collana dello scolaro, la collana del maestro e la collana monastica, non lo so, che è quella più potente di tutti. Questi aumentano l'attitudine del vostro personaggio con la classe e quindi i punti classe che otterrete al termine di ciascun fight. Una volta che avete il food, una volta che avete l'accessorio, non vi resta che abbassare il livello di tutti i personaggi a 1, tranne in questo caso Noah che l'ho lasciato a 50, però potevo abbassare volendo anche lui, visto che tanto comunque la cura si ce l'ha, e farmate così, con la Lucky 7 e l'Additional Death. Uno dice, voglio potenziare una classe di Noah Healer, ok? E quindi vado a perdere la Lucky 7. E l'Additional Death, perfetto. L'unica cosa che devi fare è sposti Noah su un healer e vai a prenderti un altro personaggio che lo vai a mettere a fare DD, no? Prendiamo un altro personaggio, lo facciamo DD, portiamo l'altro personaggio a livello 99 e usiamo il livello 99 per ammazzare, che so, mostri livello 50, livello 60, che dovremmo comunque riuscire a shottare dando un botto di expo al nostro party. Andiamo a farlo. Tanto mi costa niente di fatica. Tattarattattà. Andiamo all'accampamento.
qua. Aumento livello. Questa è una funzione che viene sbloccata alla fine del gioco, vero? Per tutto il gioco potete soltanto aumentare il livello, alla fine invece potete anche diminuirlo. Se venisse la voglia, no? Track, mettiamo Lance, livello 99, non neanche che job sia. E no, lo abbassiamo all'1. Casa, non sono stato a potenziare al massimo l'attacco, eccetera, però. Comunque, con un livello 99 dovreste riuscire senza problemi a far fuori i mostri livello 60, 70 con pochi colpi. Anzi, ne sto dando fin troppi. Questi sono i due metodi principali, insomma. Quindi, Lucky 7 con l'Additional Death e tutto il party a livello 1 tranne Noah. Oppure, tutto a livello 1 tranne un altro livello 99 andate a shottare dei mostri un po' più facili. Non fate mostri unici, no, non fate boss, perché questi sono immuni all'effetto Death. Ciao! Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like se queste informazioni sono interessanti. Mi mancano solo 5 iscritti per arrivare a 1000 e per me sarebbe veramente importante. Grazie!